È giusto ridurre lo stipendio in caso di smart working? La nuova normalità indirizzerà molte persone a lavorare da casa e quindi con una conseguente riduzione del proprio stipendio. Se parecchi accettano questa condizione, molti altri invece dicono che bisogna opporsi. Prego il servizio. Dopo mesi di lavoro a distanza, molti inglesi sono tutt'altro che entusiasti alla prospettiva di tornare in ufficio. Nonostante gli sforzi di molti datori di lavoro e funzionari governativi di riportare le persone sul posto di lavoro fisico, l'ultima cosa che molti dipendenti vogliono fare è ricominciare a fare il pendolare. Ciò che sorprende, tuttavia, è quanto alcuni lavoratori siano disposti ad arrendersi ai loro datori di lavoro per mantenere l'home working. Un recente studio Good Hire ha rilevato che il 61% degli intervistati sarebbe disposto a subire una riduzione dello stipendio per mantenere il lavoro a distanza. Il 70% degli intervistati ha anche affermato che avrebbe rinunciato a benefici come l'assicurazione sanitaria, le ferie retribuite e conti pensionistici per continuare a lavorare da remoto. E questo non è puramente ipotetico. Il rischio di dover fare questa scelta difficile è molto reale, con aziende come Google che già minacciano di tagliare la paga dei lavoratori fino al 25% se scelgono di lavorare da casa in modo permanente. Tuttavia, non è difficile capire perché alcuni lavoratori sarebbero così contenti di continuare a lavorare da casa, tanto da considerare un taglio lo stipendio. Oltre a ridurre il rischio di essere esposti al Covid-19, il lavoro a distanza offre ai dipendenti molta più flessibilità durante la giornata lavorativa, un fatto che si è dimostrato non avere alcuna incidenza sulla loro produttività. In effetti, la ricerca ha scoperto che la produttività è spesso maggiore quando i dipendenti possono lavorare da casa. I genitori risparmiano anche un sacco di soldi sull'assistenza all'infanzia prima e dopo la scuola e possono liberarsi da spostamenti a volte lunghi ed estenuanti. Per le donne nere, stare a casa ha significato una tregua da alcuni degli episodi di razzismo che normalmente dovrebbero affrontare in un ambiente di lavoro. Il lavoro a distanza semplifica la vita dei lavoratori, ma sembra che sia un'alternativa per la maggior parte dei datori di lavoro. Le aziende risparmiano molto in spese come spazi per uffici e altri costi amministrativi. E oltre ad essere in grado di monitorare fisicamente i propri dipendenti durante l'orario di lavoro, non c'è un motivo reale per cui i capi debbano costringere in ufficio i propri dipendenti. Per alcuni lavoratori, la pandemia ha portato a ripensare alle proprie priorità, magari concentrandosi sulla ricerca del lavoro dei propri sogni rispetto a quello che semplicemente aiuta a pagare le bollette. Ma per molti c'è stata la decisione di andarsene proprio perché è stato loro chiesto di tornare in ufficio. Ma, per molti analisti, i dipendenti non dovrebbero assolutamente accettare alcun tipo di riduzione dello stipendio per poter lavorare da casa, anche perché i risparmi del pendolarismo potrebbero essere erosi dal rincaro delle spese della casa, già in atto oggi.